sensazione di prendere un apparecchio fotografico in mano è una sensazione mista. L'oggetto, proprio l'oggetto della macchina fotografica, degli obiettivi, insomma, è diventato quasi un feticcio, nel senso, ci sono alcuni obiettivi, per esempio, soprattutto quelli più vecchi, dagli anni 50, 60, 70, insomma, quelli manuali, più corposi, più metallici, che sono un piacere tattile, insomma, è un piacere proprio fisico. È un piacere fisico, proprio l'utilizzo dell'oggetto non solo per la resa e per quello che poi potrai ottenere dall'oggetto, ma proprio per l'oggetto in se stesso. E questo è interessante perché paradossalmente questa attrazione ha anche un effetto sul tuo risultato, perché se tu hai piacere di lavorare con un oggetto che ti piace, questo piacere può far sì in alcuni casi che tu lavorerai meglio, insomma, che potrai lasciarti andare a uno stato, a una così, a un'attitudine di lavoro più interessante, anche cioè più fertile. Al di là di questo, la sensazione rispetto, ecco, a prendere una macchina fotografica in mano, come dicevo, è mista. Da una parte è un piacere, da una parte è una sensazione insopportabile perché pesa per sentirti forte e sicuro di quello che vuoi fare. Non basta una macchina fotografica e un obiettivo, ma ci vogliono anche altri accessori, soprattutto altri obiettivi, e gli obiettivi pesano, gli obiettivi sono costosi, si rompono, possono essere rubati, e insomma io ho entrambe le clavicole lussate, tutte e due le clavicole lussate, a furia di portare borse fotografiche un po' in giro per il mondo. È anche vero che questo aspetto negativo dell'oggetto fotografico dipende anche da quanta sicurezza tu hai, perché se vediamo nella storia della fotografia, alcuni tra i più grandi fotografi in assoluto hanno scattato tutta la vita con macchine a telemetro e un obiettivo, un 50 mm, un 35. E loro erano geni, senz'altro. Quindi il volume, il peso dell'attrezzatura fotografica è anche proporzionale al tuo peso come artista, come fotografo, nel senso che più il tuo peso come fotografo è alto e più basso è il peso dell'attrezzatura che ti devi portare, perché non hai bisogno di tutti questi escamotaggi tecnologici. Questo ovviamente è un po' uno slogan, in parte è vero, in parte no, perché ci sono grandissimi, grandissimi fotografi che comunque andavano in giro con decine di chili di attrezzatura comunque, quindi ecco, dipende un po' da che cosa fai.